il ministro San Giuliano, che è stata l'esca con cui ho portato il ministro San Giuliano Biella, ho avuto contezza che sarebbe andato in porto quando ho visto un ministro rapito e trafitto dalla bellezza del nostro santuario, dall'aria spirituale che si respira attorno al nostro santuario, dalla forte identità che si respira attorno al nostro santuario, al punto che lo stesso ministro ne ha dato una delle più belle definizioni che abbia mai sentito dire, cioè un luogo dell'anima. E al punto che il ministro si è bilanciato nel dire non vi è dubbio alcuno in ordine alla maestosità, alla grandiosità, alla bellezza di questo santuario, e posso sbilanciarmi fin dalla prima visita nel dire che potrà, che è una candidatura di grande rilievo, di grande prestigio, una candidatura importante all'interno del progetto. Poco meno di 12 mesi dopo, 10 mesi dopo, siamo qua a dire promessa mantenuta. Dicevo prima a Marchetto, anche voi forse fino in fondo non lo sapevate, nel senso che, come diceva prima Elena, no, i soliti politici, ecco, io credo che nel corso di questo quinquennio, anche grazie al ministro, forse soprattutto grazie a ministri come Gennaro San Giuliano, il governo Meloni farà finire quel ritornello, i soliti politici, perché non si fanno annunci e quando si fanno seguono i fatti con una rapidità che oserei dire frastornante. E quindi per me è un momento di grande gioia poter dire che sono arrivato a questo primo intervento da parte del governo, ringraziare Gennaro San Giuliano per la squisita sensibilità che ha avuto nei confronti del nostro santuario e ancora, e poi mi taccio, per la, come dire, fortezza culturale e ideologica di chi finalmente spende anche nelle cosiddette periferie dell'impero e che crede che l'Italia non sia fatta solo dalle zone centrali di Torino, Napoli, Bologna, Napoli, che sono città straordinarie, prima è addirittura la città del ministro San Giuliano, ma San Giuliano sa che esiste un'Italia profonda che sta anche in provincia, che ha stratificazioni architettoniche che raccontano la bellezza della nostra nazione, che non si situa solo in capoluoghi regionali. Ci vuole grande forza, ci vuole grande coraggio, ci vuole grande addirittura morale, insomma tutte qualità che San Giuliano non mancano e che sono state il mix energetico straordinario che ha portato velocemente alla definizione di questo. Il sottosegretario